Giovedì 23 febbraio, su iniziativa della cooperativa San Francesco del Circolo Movimento Cristiano Lavoratori Don Luigi Sturzo di Caltagirone e di Legambiente, si è tenuta presso il Centro di Prima Accoglienza ai Colori del Mondo, sito in via Santa Maria di Gesù 2, la conferenza stampa di presentazione del progetto volto a sensibilizzare maggiorenni e minori stranieri non accompagnati all'importanza della salvaguardia ambientale e della solidarietà verso i soggetti più bisognosi della comunità che li accoglie. Sentiamo le interviste. Per me stasera è un onore presentare questa iniziativa, appunto l'Eco Solidarietà Caltagirone, che è il frutto della collaborazione tra i migranti delle due cooperative San Francesco e il Geranio e l'associazione di volontariato, l'MCL di Caltagirone. Diciamo che protagonisti ancora una volta sono i minori stranieri, appunto ospiti presso i nostri centri e che verranno, diciamo, coinvolti nella raccolta di differenziata. Saranno raccolti carta, cartone, secco e diciamo che questi rifiuti poi saranno portati presso l'ecostazione di Caltagirone che da un mese è attiva, dove in cambio si riceveranno dei punti, degli ecopunti che appunto caricati su una Fidelity Card possono essere convertiti in prodotti di prima necessità, generi alimentari a chilometro zero. Una bella iniziativa che, diciamo, va oltre come dire, l'attenzione, la sensibilità verso l'ambiente, la natura, perché diciamo, i beneficiari di questi generi alimentari non saranno i minori, questi prodotti verranno donati da quest'ultimi all'associazione MCL appunto, di Caltagirone, la quale ecco, si organizzerà per distribuire questi generi alimentari alle persone bisognose. Penso che sia un'iniziativa lodevole per diversi aspetti, innanzitutto perché si cerca ecco, di attuare una politica di sensibilizzazione verso, al rispetto ecco, della natura e dell'ambiente, non solo, ma si cerca di come dire, impegnare ecco, questi giovani, questi stranieri, ragazzi che accogliamo socialmente, quindi non solo ecco, persone che come dire, godono in maniera passiva dei servizi che gli vengono offerti, ma persone che diventano a un certo punto attivi all'interno della nostra comunità. Penso che quello della donazione dei generi alimentari all'associazione abbia veramente un valore altamente simbolico, è un modo come per dire grazie da parte dei ragazzi alla nostra comunità che appunto li accoglie e che offre ecco, ogni giorno servizi. È un modo di dire grazie attraverso un gesto di solidarietà. Il percorso di integrazione dei migranti si realizza anche attraverso il rispetto delle fondamentali regole di civile convivenza e certamente la raccolta differenziata rientra tra esse. Tutti i cittadini hanno il dovere di fare crescere il senso civico di una comunità e ancora più importante quando a dare il buon esempio sono i migranti e soprattutto i minori stranieri non accompagnati. E poi se vogliamo l'iniziativa di questa sera propone diciamo, un'attività bella due volte, diciamo, che fa due volte bene alla società. Una volta perché appunto tutela l'ambiente, quindi la raccolta differenziata presso l'ecostazione istituita qui a Caltagirone. L'altro motivo di valore è certamente il fatto che il ricavato della raccolta differenziata andrà alle famiglie bisognose di Caltagirone attraverso il circolo MCL Don Luigi Sturzo. Ancora una volta, diciamo, la solidarietà diventa la mensola sulla quale appoggiare la speranza di una società migliore.